Innanzitutto complimenti per il gol. Riesce a fare anche gol brutti. Riesce a fare anche gol brutti. Sì, sono anche importanti. Spero di fare tanti brutti gol. Senti, questo tuo gol ha portato 3 punti alla Fiorentina, ti chiedo in conferenza, presentazione, ci ha detto che la Fiorentina punta alla Champions, ti chiedo il tuo obiettivo personale, quanti gol ti piacerebbe fare da qui fino alla fine? No, personale nessuno. Personale è quello di arrivare all'obiettivo che ha la squadra, quello è più importante per tutti. Senti Mauro, alla conferenza stampa avevi detto vorrei che potessi giocare libero come ruolo, non voglio un ruolo inquadrato. Oggi hai fatto un gol da attaccante libero perché sei partito a sinistra, ti sei accentrato. E anche quello forse lo spazio che ti piace di più anche per questo tipo di azioni. Sì. Anche abbiamo parlato con il mister e lui mi ha chiesto delle cose che mi devo mettere a disposizione della squadra, certamente, e devo fare questo. E quel tipo di movimenti che ti chiede anche? Sì. Che no. Non c'è nessun problema. Il tuo è un ritorno al gol, questa volta con la maglia viola, quanta voglia hai di riscatto? Ho tanta voglia di fare bene e come ho detto tante volte già, di aiutare a questa squadra a arrivare a questo obiettivo che è importantissimo. Senti, ci dici che cosa hai pensato, perché sei arrivato da poche settimane subito un gol decisivo, ti dici cosa hai pensato quando hai visto la palla entrare? No, niente, felicità perché abbiamo vinto e... Cioè, dopo il gol del Bari è stata una partita difficile e pareggiare questa partita avrebbe creato un po' di problemi. Senti, c'è una dedica speciale? No, la mia famiglia sta sempre con me. Cosa pensi di Sousa? Che impressione ti ha fatto? Un allenatore che ha tanta voglia di lavorare, di fare bene e di migliorare ogni giorno. Grazie.